Protagoniste assolute di questa ricetta è forse quasi l'attore protagonista e anche solo attore, no, perché poi qualche altro ingrediente c'è, sono le patate. Oggi vado a fare un gratin di patate. Di nomi questa ricetta ne ha tante, patate Romanov, gratin di patate, steakhouse, eccetera, eccetera. Diciamo comunque è un gratin di patate. Prima cosa da fare è quella di andare a cuocere queste patate e si cuociono avvolte nella carta stagnola. Poi si va a bucherellare. E si ripete l'operazione con tutte le patate. Ora si va in forno e si fanno cuocere per circa, no, senza circa, 1 ora e un quarto a 200 gradi, forno statico. A dopo. Ho saltato un passaggio, l'ho fatto fuori dal video, ma ve lo descrivo perché è facilissimo. Una volta che sono uscite dal forno, si fanno leggermente intiepidire, si toglie la stagnola, ci si mette la pellicola e si mettono in frigorifero a raffreddarsi. Quanto? Finché non diventano belle fredde, perché questa cosa vi serve a compattarle nuovamente, no? Allora, nel frattempo andiamo avanti con gli ingredienti di questa ricetta, ma siamo arrivati quasi al termine. Si va ad affettare e tritare lo scalogno. Metto lo scalogno in una ciotola. Si prosegue, ora si grattugiano le patate. Una cosa non ho detto, tante omissioni ci sono in questa ricetta. Queste sono patate novelle, anche se sono grandi, uno si aspetta le patate novelle piccole, per cui la buccia è proprio finissima, proprio carta velina. Ma nel caso non trovate le patate novelle e tutto, intanto comunque le pulite bene, come ho fatto io anche se erano patate novelle. E sbucciate e quindi fate tutta l'operazione con le patate sbucciate. Allora, si grattugia. Le patate sono grattugiate, ora vado a lavarmi le mani e la grattugia perché devo farlo con i formaggi. Questa ciotola è sicuramente troppo piccola, ne prendo una più grande. E ora vado a affettare i formaggi. Groviera. E lo grattugio. Emmental. Questo Emmental è troppo morbido e siccome non mi voglio affettare, questa parte lo faccio al coltello. Ecco fatto. E metto tutto insieme alle patate. Sale, pepe bianco, mettetelo a vostro gusto. Io vi consiglio un paio di pizzichi e la panna acida. Se non la trovate e considerate la troviamo noi qui che viviamo in un paesino sulle montagne con pochi abitanti, ma se non la dovete trovare, non la potete trovare per qualunque motivo, la potete fare con la panna versandoci qualche goccia di limone aspettando che si crei una sorta di cagliatura, non ci vuole tantissimo. E ora mischio il tutto. Ora si trasferisce in una pirofila per andare in forno. Pirofila imburrata. Prendete una pirofila che è leggermente più piccola della quantità perché così riuscite a farci una bella montagnola sopra. Ecco più o meno diciamo così è abbastanza carina come forma. In forno, 220 gradi forno statico per 30-35 minuti. Quanto può bruciare?
Non tanto perché l'ho tirato fuori già da un bel po', perché sapevo che mi sarei ustionato. E quindi posso andare in tutta tranquillità, anche però fila. Ah, fila ancora, quindi questo mi dice che probabilmente è ancora molto caldo. No, ma forse non tantissimo. Assaggio, eh? Mamma, che sapore buono! Ancora, eh? Qui brucicchia un po' di più, mi sa. È davvero buonissima la ricetta che vi consiglio assolutamente di fare. Mantenendo proprio questo equilibrio degli ingredienti, il sapore è fantastico. La panna acida gli dà un gusto. Mamma mia, quanto è buono! Alla prossima!